Intanto le beatitudini di Roberto Relisca. Sì. Beati coloro che vivono animati da un folle desio d'onore, perché cercando di rendersene degni non smettono mai di imparare. Beati coloro che spingono se stessi oltre i propri limiti, perché pur riconoscendosi limitati anelano all'infinito. Beati coloro che dal carro di Tespi mettono in scena le glorie e le miserie umane, perché fra il riso e il pianto mostrano all'uomo se stesso, fra tutte la più meravigliosa e straziante bellezza del creato.